Buonasera amici e amiche, benvenuti alla seconda puntata di questa meravigliosa trasmissione, fatemelo dire meravigliosa perché abbiamo avuto uno straordinario successo sulla prima puntata, puntata realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine e Ager Campanus editrice, con me in studio la straordinaria Sara Barone. Buonasera a te Sergio, grazie e buonasera ai nostri telespettatori. Colgo l'occasione per ricordarvi che potete sempre in qualunque momento partecipare alla nostra diretta utilizzando il numero in sovraimpressione, quindi chiamandoci in studio, oppure accedendo alla pagina Facebook di TLA TV, quindi andando sulla diretta, lasciando un commento o una domanda ai nostri ospiti in studio. Ospiti che vado dunque subito a presentarvi, partendo dalla mia destra abbiamo i giornalisti Raffaella Giuliano e Gino Gianmarino, editore di QM ed È Azzurro. Poi abbiamo il Saverio Passaretti, presidente nazionale dell'associazione Club Napoli e l'assessore allo sport del comune di Napoli, buonasera. Ciro Borriello. Buonasera. A voi do quindi il benvenuto nel nostro salotto e la parola passa a Sergio. Perfetto, per galanteria e cavalleria partiamo con la prima domanda con Raffaella. Raffaella, straordinaria amica, collega. Raffaella, noi stasera parleremo di Napoli e del Napoli, ma non della squadra, del gioco, del calcio, ma del Napoli quale fenomeno sociale. È una città strana, è un tifo strano? Questa è la domanda, partendo da Kroll, passando per Maradona, arrivando a Lavezia, al Pocio, poi arrivando anche ad Higuain, che poi insomma amore odio un pochino. A Torino, in altre città pure ci sono stati grandissimi campioni, però non ricordo una rotonda Platini, un murales Maradona, cioè voglio dire, che succede in questa città? Il tifo cosa fa evolvere, cosa propone? Beh, il tifo a Napoli è uno strumento sociale, perché Napoli vive di passione da ogni punto di vista, i napoletani sono particolarmente noti per questo loro modo di essere e naturalmente riversano la propria passione nel calcio, quindi attraverso il calcio in qualche modo si dimenticano anche i problemi quotidiani, no? A volte si dimenticano anche i problemi personali, tantissime persone che magari hanno problemi in famiglia e così via, vedono una partita del Napoli, Napoli vince magari al gol di Koulibaly all'ultimo minuto, va tutto bene, viene tutto dimenticato. Questo è un modo anche per esprimere la passione di questa città, che è il motore poi alla fine dei napoletani. Credo che sia l'unica città al mondo in cui il calcio è vissuto così. È vero, sì, ci sono ad esempio alcune squadre, alcuni tifosi spagnoli, alcuni argentini, però i napoletani arrivano a un livello superiore. Una simbiosi proprio. Sì, un simbiosi, e credo che questo poi è quello che spinge inevitabilmente molti giocatori, quelli che vengono a Napoli, poi a non dimenticare questa città. Perfetto. Saverio Passaretti, presidente. Napoli, tocco di classe, campionato straordinario. Ha fatto un colpaccio inatteso da tutti il presidente, portando a Napoli un allenatore di levatura mondiale, internazionale. Qual è? Io partirei un attimino un po' più da lontano, nel senso che credo che vada dato un grosso merito all'allenatore che sta per lasciare Napoli, Maurizio Sarri. Assolutamente sì. Al suo terzo anno ha compiuto veramente un qualcosa di incredibile, di eccezionale. Due secondi posti, un terzo posto, valorizzando poi una rosa che presa aveva un valore, ha lasciato una rosa incredibile sotto tutti i punti di vista. Basti vedere le quotazioni dei vari Giorginio, Koulibaly ed altri, è un qualcosa veramente di importante. Ed è chiaro che nel momento in cui c'è stata l'idea che Sarri dovesse lasciare Napoli, un imprenditore come De Laurentiis ha dato il tocco in più, non poteva fare altrimenti, aveva bisogno del grosso colpo, perché sostituire uno come Sarri, napoletano dentro, un capopopolo, il Masaniello della situazione, aveva bisogno di prendere il grande colpo. Ha fatto un colpo veramente importante. Non dimentichiamo che questo allenatore, Carlo Ancelotti, è uno dei più vincenti della storia. Lui come calciatore avrà vinto credo un paio di Champions League da calciatore e tre da allenatore, poi titoli nazionali in quattro paesi diversi.
c'era bisogno di un uomo così importante per proseguire quel lavoro iniziato da Sarri. Adesso poi bisogna vedere. Può essere iniziato da Benitez, secondo te? Sicuramente l'internalizzazione del Napoli è iniziata con Benitez. Adesso però siamo all'ultimo step, vediamo cosa arriva dal mercato, vediamo se il Napoli riesce, perché è chiaro che ripetere i 91 punti dell'anno scorso non è facile per nessuno, e tanto meno per Carlo Ancelotti, sia ben chiaro. Anche Sarri è uno che rimane nella storia del Napoli per tanti, ovviamente. Io sono un sarriano convinto, scusatemi, ma ti seguo veramente con passionalità, con amore, con soddisfazione. Ecco, sono soddisfatto di poter dire sono un sarriano. Perché? Allora, perché ci ha dato gioia. Appena hai pronunciato la parola sono un sarriano, ho visto l'assessore Borriello, sì, che ma non solo ringrazio e io saluto, gli do il benvenuto in studio, che fremeva, voleva intervenire. Invece assessore, no, assessore, io la blocco immediatamente. Lei deve dirci i lavori dello stadio, sì, come sta la situazione. Io voglio provocarla un pochino, poi parleremo anche di Sarri. No, fatemi dire questa cosa su Sarri. Quanti ricordano chi ha vinto il campionato del mondo nel 1974 dell'Olanda, ha giocato il calcio più bello? I ricordi sono, io personalmente, tutti ricordano l'Olanda, di quella squadra. Nessuno ricorda chi ha vinto. Sì, questo è bello. Quest'anno vi ricorderemo il Napoli. Vince la Germania. Certo, perfetto, vince la Germania. Esatto, bravo. Però questo per dire, insomma, per riagganciarmi a Sarri, che è veramente un maestro. Ecco. Però perdonami, una cosa mi sfuggiva prima, perché ritorno sempre all'oggetto della trasmissione, il fenomeno sociale. Cresce la domanda, cioè ci stanno nuovi club che si stanno avvicinando anche grazie a queste nuove manovre, chiamiamole imprenditoriali. La passione per il Napoli non finisce mai, come diceva prima Raffaello. Il Napoli è un fenomeno sociale incredibile, per cui quando c'è questo entusiasmo i club nascono come funghi in tutto il mondo, non solo in Italia. Perfetto, assessore. Anche perché non siamo soltanto i 3 milioni e mezzo di Napoli e provincia, i napoletani del mondo sono oltre 6 milioni, quindi c'è veramente, insomma, un pubblico straordinario. Tra l'altro lo posso dire, a una premiazione recente c'era Mino Raiola che disse: Napoli non è solo Napoli, Napoli sono i 7 milioni di napoletani nel mondo, e qui voi avete una responsabilità, dicendo a me, al sindaco, di 7 milioni di napoletani, quindi compreso chi si parlava di calcio, logicamente. Ed è proprio così, ed è quella passione, insomma, che poi, anche se magari c'è un napoletano nato a New York, ma è figlio di un napoletano, e quella passione è proprio nel DNA, è qualcosa di indescrivibile, cioè, insomma, è una cosa che c'è dentro, non lo so, è quest'aria che respiriamo, è questo mare, è l'appartenenza a una città così difficile. Il calcio è proprio un fenomeno, perché ti dà quella voglia di riscatto attraverso, insomma, quel calcio, attraverso, insomma, quei calciatori, quella gente, quei ragazzi, è un po' tutto, no? È una chiesa, cioè, andare a San Paolo, come dire, è come entrare in chiesa. Io credo che il Napoli sia la squadra più identitaria al mondo, dove un popolo intero, dove un popolo intero si amico editore. E noi, a proposito, però, non volevo depistare dallo stadio, Napoletano del mondo, noi dobbiamo assolutamente salutare, assolutamente, perché sì, ci hanno veramente scritto, soprattutto, guarda, è una sapendo cosa veramente in attesa, veramente in attesa, quindi mandiamo il nostro più caro saluto e più caro ringraziamento assolutamente da New York, il gruppo di Siamo Figli del Vesuvio e il gruppo del Caraguà, Club Napoli Caraguà Brasile nel Brasile, quindi dai Stati Uniti e dal Brasile. E anche dalla Svizzera, da Berna, c'è Lia Milone che pure ci scriveva. Perdonami, quindi stavi dicendo dello stadio. Lo stadio, insomma, noi a brevissimo abbiamo tenuto proprio nei giorni scorsi una riunione col commissario prefettizio per i lavori per le università, e insomma il nostro programma va avanti senza sosta. C'è un investimento importante, la regione ha fatto la sua parte, nessuno ha mai messo in dubbio questo, io parlavo solo di dovere istituzionale, come è normale che sia tra enti, no?
E c'è la regione che ha fatto questo importante sforzo nell'ambito di una manifestazione internazionale che sono le Universiadi, il secondo evento sportivo più importante dopo le Olimpiadi, sono le Universiadi e poi i Mondiali di Calcio, questo per farvi capire di che cosa parliamo e che cosa avremo a Napoli, e all'interno di questo ci saranno i lavori di riqualificazione dello stadio, perché sarà comunque il teatro di apertura delle Universiadi, sarà insomma il posto dove verranno ospitate insomma diverse manifestazioni sportive, tra cui l'atletica. Tranquillizziamo i nostri ascoltatori e tifosi di calcio. Rispetteremo la tabella di marcia, saremo pronti. Allora, anche su questo bisogna fare degli approfondimenti. Si è parlato in maniera troppo prematura di chiusura di settori, sono dei lavori logicamente invasivi, nessuno lo mette, dobbiamo sostituire, insomma, dobbiamo fare mettere a posto i bagni, ancora continuare sull'impiantistica. I sedolini vanno sostituiti, sostituire i sedolini significa che i settori verranno chiusi. Poi ci organizziamo, poi vediamo chi vincerà questa sfida, quindi questa gara. Esistono le offerte migliorative negli appalti pubblici. Se vince una ditta che tra le offerte migliorative è capace di sistemare i sediolini in soltanto 3 mesi, che ne sappiamo noi? Cioè, parlare in maniera così è stato pesante nelle settimane scorse, subire attacchi così pesanti. Quando si parla di chiusura, è una chiusura parziale o una chiusura totale? Questa è una domanda veramente così. Perché credo che questo va a incidere molto su noi tifosi napoletani. Allora, intanto voi sapete che il decreto Pisanu ha fortemente riorganizzato i settori degli stadi, quindi non avremo più settori organizzati come li abbiamo ora. Le curve devono avere un certo numero di spettatori, i distinti altri settori devono rispettare dei numeri e dei parametri che sono europei, in funzione delle uscite di sicurezza e quant'altro. Il settore più grande e più importante dello Stato San Paolo sono i distinti. Quello è il settore più, che sarà fortemente penalizzato, ma non escludo che si può lavorare su mezzo settore alla volta, su un terzo di settore. Io, non mi sento già di dire qualcosa se non so ancora con chi andrò a che fare, con chi lavorerò. C'è un freddo cronoprogramma che parla di 90 giorni di lavoro per l'intero settore, aereo superiore e inferiore, di distinti. 90 giorni significa luglio, agosto e settembre. Poi c'è un'offerta. Se partono a luglio i lavori, noi vogliamo farli partire anche prima. 90 giorni lavorativi. Se poi lavorano su 4 turni, si riducono i giorni lavorativi. Sicuramente. Noi abbiamo messo minimo 3 turni di lavoro, quindi dalle 8 alle 24. Bene, c'è un'offerta migliorativa che lavoreranno anche di notte. I lavori sono quelli là, li devono fare, quindi è prematuro, insomma, già da ora litigare senza neanche iniziare i lavori, ma non fa niente. Insomma, dovremmo chiamare gli operai giapponesi che costruiscono grattacieli. Devo però fare una piccola, abbiamo subito attacchi ed è anche giusto così, perché lo stadio in queste condizioni non può stare più. Ora che insomma in qualche modo abbiamo trovato un modo per risolvere questa questione, pure subiamo attacchi, decidiamo che cosa vogliamo fare. Io lo stadio voglio subire attacchi, ma lo voglio mettere a posto. Mi sembra allora una domanda allora a parte ci risponde ciao Anna Walsh da New York, sempre c'è un collega amico giornalista che chiede dove verrà costruita la cittadella delle Universiadi, ha ancora luogo l'ipotesi della mostra oltremare? Perché andiamo in pubblicità. Subito, è la prima ipotesi. Esiste anche un'ipotesi, un piano B, ma è il luogo più indicato per la cittadella universitaria. La vecchia base NATO, presumo? No, la mostra d'oltremare. La mostra d'oltremare per una serie di fattori che, se ho la possibilità, vi posso anche spiegare brevemente. Intanto per una questione di sicurezza, perché parliamo di 170 nazioni e non sono tutte nazioni semplici, ma soltanto capire quello che arriva dal Medio Oriente o da altri luoghi. È un luogo estremamente sicuro, chiuso. Per regolamento a tutti gli atleti va data la stessa possibilità di alloggio, non è che possiamo mettere alcuni negli alberghi, altri sulle navi, altri in altri luoghi, quindi questo è un regolamento internazionale. Poi noi siamo nel luogo fuorirotta principale dove si svolgeranno le maggiori attività sportive, Stadio San Paolo, Pala Barbuto, Piscina Scandone e Mostra d'Oltremare. Abbiamo circa il 60% degli atleti che potrà raggiungere i luoghi a piedi e non con i pullman, che potrebbero creare non poche difficoltà alla città. Anche sotto l'aspetto sicurezza generale. Noi adesso andiamo, se non sbaglio abbiamo un taglio pubblicitario, quindi andiamo in pubblicità, riprendiamo con la domanda al nostro amico Gino Giammarino, collega, amico e editore. Pubblicità.
eccoci qua di nuovo in studio. Prima di passare alla domanda al collega amico Gianmarino, sì, rubo solo un secondo perché Anna Walsh mi fa notare mea culpa di aver sbagliato il nome del club, che non è Caraguà ma è Caraguatatuba, quindi volevo chiedere scusa Anna Walsh, mea culpa. Ok, grazie Anna, noi continua a seguirci, io ti vedo, ti sto monitorando, anche tutti gli amici anche della Svizzera ci stanno scrivendo. Gino Gianmarino, si è parlato in un paio di passaggi di identità, quindi quanto identifica la squadra del Napoli la riscossa della città ma anche dei napoletani? Beh, qui abbiamo un capitolo che secondo me è infinito, che passa per tutta la nostra esperienza editoriale, che comincia con il Brigante che 20 anni fa apre la strada, no? Anzi, a quello che è oggi. Due nuove, sì, due nuove ne parleremo subito dopo. E arriva Re Azzurro, non a caso i due giornali uscirono insieme perché composti le due riviste significavano il Brigante e Azzurro, ma questo ha un significato compatto nella riacquisizione dell'identità meridionale. Io non dimentico di essere andato allo stadio con la bandiera delle due Sicilie e avere sentito questa specie di barzelletta di due che parlavano dicendo Pasqua, ma che bandiera che ne tiene un signore? E l'altro con la sua saccenza napoletana, e noi, il signor Anetto, è tifoso dell'Inter. Cioè, non si conosceva assolutamente allo stadio che cos'era la nostra bandiera. Ma anche volendo trovare delle somiglianze tra più Real Madrid, la corona è quella, la corona sopra, che poi è stata tolta ultimamente. Però se mi fai tornare alla domanda e ti do la risposta, io sosterrò fino alla morte che il legame che c'è stato non solo fra Napoli e Maradona, ma fra Napoli città, Napoli squadra, Napoli società, è un legame tutto identitario che tra l'altro, a proposito, anche mio figlio Riccardo nel libro Pittato ha fotografato con i murales dei giocatori del Napoli dipinti nella città, con l'assioma di altre città dove i muri vengono eretti per non parlarsi. A Napoli anche i muri invece ce l'hanno una voce e raccontano che cos'è l'identità e che cos'è il calcio Napoli, tanto per la città, tanto per quello che è la società e la squadra in termini di rappresentanza ogni domenica. Personalmente, da Brigante e da Questione Meridionale, che è l'altra rivista che è uscita, io sostengo che ogni domenica in campo scende l'ultima banda dei briganti che difende l'identità del popolo delle due Sicilie. Quindi aveva ragione il Presidente quando diceva... Ha detto la parola magica, ha parlato di identità e io mi associo profondamente. Nel senso più nobile, Sarri, un po' il capopopolo, il masaniello, la versione più veramente nobile del capopopolo napoletano. Ed ecco la quale io la voglio far vedere a favore di camera. Se me la inquadrate, eccola qua, questo qua è azzurro. Si è inventato una cosa incredibile. Fino al palazzo è diventato uno slogan. Fino al palazzo, sì. Ma c'è anche c'è un Sarri Lenin che va appunto alla rivoluzione. Ma dicevamo dentro in un articolo a firma mia che all'epoca fummo, questo è il numero di aprile, fummo profeti purtroppo, ecco, perché come si legge in questo titolo, ve lo rileggo, la partita ancora è aperta è contro il Palazzo del Potere ed è quella che abbiamo perso, perché si è dimostrato ampiamente che non Diego Maradona lo disse. Oggi abbiamo capito che non si gioca contro la Juve, alla Fiorentina, all'Inter, al Milan, ma si gioca contro tutti quanti significa il Palazzo del Potere. Il riferimento al potere, come tu dicevi, il Napoli quest'anno con Ancelotti ha dato un segnale fortissimo, come lo dire Corrado Ferlaino nel lontano 1984, sono d'accordo, acquistando Diego Armando Maradona. Questi sono segnali veramente forti per la città, per cui è un segnale forte al palazzo per dire noi ci siamo e adesso non potete più. È un segnale importante. Ci dovete abbattere fisicamente. Se posso completare, certo. Diciamo anche la sfera tecnica, non mi aspetto mai miracoli e portare Ancelotti a Napoli significa in parte rinnegare la filosofia sarriana di quel gioco, quindi credo che dovremo aspettare. Mi auguro e voglio soprattutto non creare false attese che poi potrebbero sfociare in contestazioni problematiche. Diamo il tempo anche perfino a un grande allenatore come quello che il Presidente ha portato a Napoli per fare il suo percorso come l'ha avuto Sarri. Assolutamente sì. Posso dire una cosa su questo? Prego. Io credo che Ancelotti è così intelligente, insomma, da capire che probabilmente, poi dipende da che cosa ci mettono vicino, insomma,
però se la squadra è questa, insomma, il gioco è più o meno quello, io credo che lui aggiungerà qualche cosa, non toglierà. Assolutamente sì, Raffaele, Ancelotti c'ha due moduli prevalentemente, il 4-3-3 e il 4-3-2-1. Io credo che per non snaturare quello che è stato fatto nel corso di questi ultimi tre anni, lavorerà sul 4-3-3. Beh sì, però poi dipende da quello che arriva, chi resterà in attacco, insomma, se resteranno tutti e tre, io mi auguro, insomma, che almeno i tre piccoletti restino, anche se però bisogna vedere se poi il 4-3-3 effettivamente è attivabile con un Milik prima punta. Quindi, come dire, Ancelotti in questo è un maestro, ovviamente non glielo devo dire io, quindi credo che lui troverà il modo assoluto per esaltare le qualità di ciascuno, ma credo che cambierà molto il Napoli a centrocampo, quindi quel gioco che vedevamo con Sarri probabilmente non lo vedremo più, non soltanto per l'assenza di Sarri, ma anche perché cambiando Giorginio. Sì, cambiando il centro del gioco, che è Giorginio, cambia tutto, quindi il Napoli deve trovare un nuovo assetto. Naturalmente sarà un Napoli probabilmente più cinico, però io mi auguro che riusciremo a vincere qualcosa di serio, perché Ancelotti l'ho visto davvero convinto, ha già parlato sul suo sito internet di scudetto tre volte in maniera molto normale, come se parlasse di pasta al sugo, ecco. Perché uno quindi, insomma, più senza rendersi conto che per noi è una parola. C'è una telefonata in attesa. Una diretta, prego la regia. Sì. Pronto? No? Vabbè, se eventualmente... Richiamateci eventualmente. Scusa. No, ci mancherebbe. Quindi, insomma, bisogna vedere un attimo come si evolverà il mercato. Credo che questa estate faremo un mercato comunque intelligente, però naturalmente un paio di pezzi anche da 90 devono essere ceduti, perché altrimenti con le cifre a cui è abituato Ancelotti non si può come dire, fare miracolo. Poi ecco, io non smetto di sognare, sono una sognatrice come tutti i napoletani, quindi se si sta svincolando Cristiano Ronaldo, se è libero e vuole passare a Via Caraccio, perdonatemi, secondo me. Perdonatemi l'intromissione, però ci riproviamo con la chiamata, per favore, dalla regia. Pronto? No? Seconda volta? Ci riusciamo? Pronto? No. Allora, nell'attesa che si ripristini la linea, Presidente, è caduta la linea. Allora, detto Presidente, è no, non è quel Presidente là, tu sei più importante. Allora, Presidente, si era parlato appunto di non snaturare, ma sicuramente ci saranno delle varianti e delle variabili, indubbiamente. La partenza non solo di Jorginho, ma si presume e ci si aspetta anche Amsic, che probabilmente ci saluterà, insomma. Si sta parlando, io non volevo parlare di mercato, però come si fa a parlare del Napoli senza parlare del mercato? Ci stanno un sacco di voci su chi potrebbe sostituire. Raffaella, bisogna attendere un attimino, adesso le voci saranno. Non ti vuoi sbilanciare? Assolutamente. Ma... Allora, no, ti... cambio la domanda, chi vorresti? Ecco, va bene così? Chi vorrei? Ma non solo Ancelotti, dobbiamo dire chi vuole nel Napoli. È lui che è stato scelto, è lui che sicuramente ha parlato col Presidente, hanno fatto un piano per continuare il lavoro di Sarri, per cui meglio di Ancelotti nessuno sa chi sono gli attori principali che devono venire in questa città. Poi è ovvio che possono esserci delle difficoltà nel prendere questi calciatori se sono dei top player, però più di loro due nessuno... sapere. È ovvio che anche io vorrei Cristiano Ronaldo o vorrei Messi come tifoso, però è giusto sognare, però senza andare poi nella galassia, se no si rischia. Va benissimo, tu volevi fare una domanda? Sì, io ritorno però un po' a quello che è il fenomeno del calcio dal punto di vista sociale. E quando ho saputo l'argomento di questa sera mi sono ricordato di una frase di Mimmo Catarelli nel suo libro sulla cultura popolare napoletana campana del Novecento, e mi ricordavo un passaggio in cui gli descriveva la vittoria dello scudetto del 1987, che voi ricorderete sicuramente meglio di me,
in cui descriveva proprio la festa dopo 60 anni di attesa di questo scudetto, e alla fine commentava appunto una grande festa, tifosi e anche non tifosi, strade piene delle bandiere, macchine addirittura colorate di azzurro, insomma una grande festa. E alla fine, cito testualmente, Cattarelli scrive: qualcuno commenta, per la prima volta fu per Napoli la possibilità, e per i napoletani, la possibilità di dire non più viva il Napoli ma anche viva Napoli. E quindi mi chiedevo, da questo punto di vista, è possibile che il fenomeno del calcio Napoli, che poi quando è stato in Serie A e tutto il resto, anche fino ad oggi, possa rappresentare una vera e propria rivalsa dal punto di vista sociale per i napoletani e per i partenopei? Faccio lui, ma per chiunque voglia, per l'assessore, ma chiunque voglia rispondere. Sicuramente, intanto, mentre tu parlavi mi venivano in mente tutte le feste, insomma, abbiamo fatto a Napoli. L'82 campionati del mondo, io ero bambino, me lo ricordo benissimo, l'87, il 90, il 2006, insomma, l'89. Tutte le feste hanno la stessa matrice, insomma, una liberazione. Il calcio è un po' una liberazione. È chiaro che quando si parla di nazionale è un conto, ma quando si parla di Napoli è tutt'altro, è tutt'altra storia. Però io voglio magari la sottopongo anche a voi, alla vostra attenzione. Che cos'era Napoli in quegli anni, negli anni 80? No, era il dopo terremoto, erano gli anni in cui si mettevano le mani sulla città, perché di questo parliamo, erano proprio un manomettere la città, no? L'abbiamo visto quello che è oggi la ricostruzione in questa città, no? Erano quegli anni lì in cui si rubava, lo dico senza problemi, erano gli anni in cui la città veniva deturpata, il calcio Maradona era la liberazione. La liberazione, c'erano la gente che sì, c'era gente ancora nei container quando il Napoli ha vinto lo scudetto. Certo. C'era gente ancora che abitavano nelle casette prefabbricate, vero, hanno vinto lo scudetto, vero, di Maradona, e stavano lì insieme a noi a festeggiare tutti quanti. Questo è stato quello scudetto, questo è il calcio in questa città, cosa che ti fa dimenticare tutto, insomma, ti fa dimenticare dove si abita, da dove si viene, le ferite della città, è proprio così, proprio anche perché è l'espressione del popolo, se vogliamo dirlo, è l'espressione anche del popolo che viene dalla povertà assoluta, perché lui, nato ovviamente in un quartiere che era una favelas praticamente di Buenos Aires, è riuscito dalla povertà assoluta ad arrivare al top praticamente, ancora oggi viene riconosciuto come il più grande di tutti i tempi. Credo che il fatto di avere questo riconoscimento di una città come Napoli per noi deve essere stata una gloria ancora maggiore, quindi non è stato semplicemente un paio di scudetti e una Coppa UEFA, è stato proprio un periodo d'oro che rimarrà nella storia della città di Napoli. Sì, io credo che ci sia di più. Prima di darti la parola, è doveroso veramente leggere questi nomi anche complicati. Sky Lee, che ci scrive da qualche parte nel dalla mondo. Dalla Francia, lui è francese. Ah, è dalla Francia. Guardate, è veramente bella sta anche cosa. Anche Lynn Cooper dagli Stati Uniti. E poi ci stanno Marco Breglio, Anna Maria Esposito, che deve essere sicuramente francese, Anna Maria Esposito. la cosa meravigliosa, vedete, il fatto sociale, noi non abbiamo sponsorizzato, non ci conosce nessuno, non siamo là, però ci stanno seguendo veramente, perché quando Napoli è un catalizzatore, veramente, concentra l'attenzione di tutti quanti. Sì. Vai Gino, scusa. No, volevo aggiungere che tutte le volte che il Napoli ha avuto un periodo d'oro, il Napoli squadra, lo ha avuto altrettanto la tifoseria, con una serie di premiazioni fair play. Cioè, cosa voglio dire? Che insieme al Napoli ha viaggiato una positività di Napoli, di un popolo che vuole migliorare, che vuole un'ansia di riscatto non solo sportiva, ma vuole un'ansia di riscatto proprio sociale. Vuole dire che non è vero che a Napoli c'è la camorra, ci saranno tutti i problemi di questo mondo che abbiamo avuto, parlo degli anni Ottanta, no? Che era il periodo d'oro di Cutolo e compagni, purtroppo. Ma la città vuole altro, questa città non vuole fare solo il tifo, non va a ubriacarsi nella città, ma porta il fiore all'occhiello di una capitale che è stata nel Settecento una guida per tutta l'Europa. E su queste bellissime parole si conclude questa trasmissione. Noi ringraziamo i nostri graditissimi ospiti, Raffaella, Gino, il presidente Passaretti, l'assessore Borriello. Prima di salutarvi leggiamo brevemente un messaggio, perché Napoli News Magazine e Agercampanus sono anche molto attenti all'aspetto sociale.
della città. Prego. Certo, la redazione di Napoli News Magazine e l'Ager Campus, da sempre in prima linea per sostenere la ricerca sul cancro, da quest'anno sono vicini alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. La Fondazione è un sistema realizzato per sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell'informazione scientifica attraverso pubblicazioni e studi, esercitando in collaborazione con università italiane ed estere. Tutto questo è possibile solo grazie al lavoro volontario e a titolo completamente gratuito dei medici che ne fanno parte. Il nostro impegno è quello di aiutare chi ci aiuta a combattere terribili patologie attraverso una raccolta fondi. Devoliamo il 5 per mille alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, che è un semplice gesto che non costa nulla ma dona speranza e serenità a chi soffre. E su queste parole vi ringrazio, vi aspetto alla prossima puntata, che sarà sempre di venerdì, stessa rete, stesso orario, stesso canale. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Mamma mia, ieri mi è morto tutta, e pure mi ha fatto tante chilometri a me, io mi ho potuto fare, mi consumavo poco, mi consumavo. Giulietta, è stato con me tant'anni, però sono molto contento, sai perché? Perché, te lo dico con tutti e cuore, sono venuta, l'hanno caricata e se l'hanno portata, senza cacciare un euro. Senza pagare un euro? Il carro funebre? No, o carro a tre. Quale Giulietta sta parlando? Uè, la macchina mia! Autodemolizione Pinchos, via Bagnoli, Sant'Agata de' Goti. Tutta nata storia, l'omaggio di Massimo Ranieri a Pino Daniele, con i versi di Aldo Palazzo.